La macroregione, occasione di sviluppo. Nuovo piano rifiuti, prosegue la discussione. Firme irregolari, dibattito in aula. Il Consiglio regionale si è riunito in assemblea aperta il 4 aprile per discutere di EUSALP, la strategia macro-regionale, come opportunità irripetibile di sviluppo e coesione nell'ambito dell'area alpina. In ordinaria, il 5 aprile, ha proseguito l'esame del nuovo piano rifiuti. Il presidente della giunta regionale ha poi svolto, su richiesta del Movimento 5 Stelle, le comunicazioni sulle firme irregolari per le regionali del 2014, mentre l'assessore alla cultura, su iniziativa di Sinistra Ecologia e Libertà, è intervenuta sulle problematiche del personale della Venaria Reale a causa del nuovo appalto per i servizi di biglietteria e vigilanza. In copertina! Su richiesta del gruppo consigliare del Partito Democratico, il 4 aprile si è tenuto a Palazzo Lascaris un'assemblea aperta sul tema EUSALP. Con i consiglieri regionali sono intervenuti i parlamentari europei e nazionali, rappresentanti dell'Istituto Universitario di Studi Europei, della Federazione Regionale del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, dell'Istituto di Ricerche Economiche e Statistiche, dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani. Unanime la volontà di cogliere la strategia macro-regionale come opportunità irripetibile di sviluppo e coesione nell'ambito dell'area alpina, soprattutto in funzione della nuova programmazione europea. È proseguita in Consiglio regionale la discussione del nuovo piano rifiuti, che entro il 2020 dovrà portare il Piemonte in linea con le prescrizioni europee. In base al piano, la produzione complessiva di rifiuti urbani in Piemonte dovrà calare dagli attuali 486 kg l'anno per abitante a 455. La differenziata salire dal 53,5% del 2014 al 65%, il riciclaggio dal 50,1% del 2013 al 55%. Nella seduta del 5 aprile sono state discusse le proposte emendative del Movimento 5 Stelle. Le sentenze di TAR e il Consiglio di Stato legittimano formalmente la mia candidatura e quindi la mia elezione risulta politicamente inoppugnabile. Lo ha dichiarato in aula il presidente della giunta regionale durante la comunicazione sulle firme irregolari richiesta dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Sulla comunicazione si è aperto un dibattito al quale hanno partecipato, oltre 5 Stelle, i capigruppo di Forza Italia e Partito Democratico.